Maresciallo Lorenzo Gagliardi, soccorso alpino e guardia di finanza. Oggi è un mese esatto da quella tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano. Com'è la situazione? Come sta andando avanti? I ricordi sono ancora, diciamo, molto tristi perché è sicuramente una valanga così devastante che ha sepolto e distrutto un intero resort con circa 40 persone all'interno. È una cosa fuori dal normale. E per fortuna comunque sono state tratte in salvo un po' di persone e quindi la gioia pure di vedere tutti quei bambini e quella famiglia che si è ricomposta, comunque ci fanno andare avanti e ciò ci dà più determinazione nel fare bene tutti i giorni quello che facciamo per addestrarci e per essere pronti a ogni intervento. A un mese esatto dalla tragedia che ha colpito l'hotel Rigopiano, che cosa provate voi come comunità farindolese? A distanza di un mese è ancora troppo grande la ferita aperta da ciò che è successo proprio un mese fa lassù, e quindi sono ancora tutti molto provati, ma non solo, diciamo, i familiari, che è la ferita più grande nelle famiglie, ma soprattutto la comunità in sé per sé, che non ancora forse metabolizza quello che è successo. Andare avanti adesso è complicato, ma purtroppo in queste tragedie comunque bisogna sempre andare avanti e farsi forza nella comunità per trovare lo stimolo adatto. Assolutamente, la vita continua, è retorico dirlo, purtroppo bisogna trovare la forza per andare avanti. E domani con la squadra locale, proprio per dare un segno di forza, di volontà nel superare tutte le difficoltà del caso, metteremo uno striscione in onore di Roberto al campo, nell'occasione del derby. Sarà invitata, diciamo, la cittadinanza, le autorità, la Lega e anche la famiglia del Rosso.